questa è la piazza dell'intero complesso, la nostra piazza. Il Vodafone Village si compone di 3 edifici, 3 torri, torre A, torre B, torre C, può ospitare fino a 3.000 persone, fino a 3.000 dipendenti, è dotato delle ultime tecnologie in termini di efficienza energetica e materiali utilizzati per la costruzione. Ci sono ad esempio 27.000 metri quadri di superficie vetrata ventilata con all'interno degli schermi solari che sono in grado di proteggere gli ambienti di lavoro dall'irraggiamento esterno e di compensare anche l'azione del controllo delle luci in termini di illuminazione artificiale. Tutto quello che si può vedere che è rivestito di bianco invece è uno speciale materiale, è un brevetto di Italcementi, si chiama TixActive. È un cemento fotocatalitico che è in grado di disgregare con l'azione della luce solare lo smog, incamerarlo e con l'azione dell'acqua piovana liberarlo verso terra. Le superfici rimangono completamente bianche. È una struttura che abbiamo creato ad hoc all'interno del Vodafone Village per tutta una serie di eventi interni e anche esterni che l'azienda ha intenzione di realizzare. Ospita fino a 370 persone, è dotato delle più recenti tecnologie in termini di multimedialità. Abbiamo uno schermo di proiezione che è circa 16 metri per 6, ad esempio, 160 metri quadri di parete LED sulla quale possono essere proiettati qualsiasi tipo di formato video. E una regia, una stanza per traduttori esterni nel caso in cui dovessero esserci eventi in lingue diverse dall'italiano e la possibilità anche di mandare all'esterno tutto ciò che viene riprodotto qui tramite dei punti dove delle unità esterne possono agganciarsi, unità di regia esterne possono agganciarsi alla regia. La centrale a servizio del Vodafone Village è composta da un gruppo di trigenerazione dove il motore Jenbacher da 3,3 mega produce energia elettrica in esubero rispetto alle esigenze del Vodafone Village. Questa energia elettrica in esubero viene dispacciata in real time in base ai mercati elettrici da remoto tramite la nostra società. Il cogeneratore produce anche energia termica che viene utilizzata a servizio direttamente del Vodafone Village e dell'assorbitore con cui viene prodotta l'energia frigorifera e per integrazione e per backup la centrale di trigenerazione viene backuppata dalla centrale termica composta da 3 caldaie da 2 mega e 2 a condensazione e da 4 gruppi frigoriferi centrifughi ad inverter. Noi nel relayout di diversi siti office abbiamo già cercato di dare un imprinting di quello che sarebbe stato lo spazio office al Vodafone Village, quindi c'è stata una rivoluzione del modo di concepire l'ufficio da spazi chiusi o semichiusi a spazi totalmente aperti e massima condivisione. Quindi vuol dire condividere lo spazio, ma avere una gestione di condivisione anche delle idee, cioè essere più vicino al collega, più immediatezza nello svolgere l'attività lavorativa. Questo è stato un percorso che è iniziato nel 2006-2007 con il rifacimento della sede di Ivrea, che si è concluso con i rifacimenti delle sedi di Roma, Torino e Boccabelli e che poi ha portato alla definizione dello spazio Village e che ha visto comunque diversi dipartimenti dell'azienda lavorare su questo tema per diversi anni prima di arrivare a battezzare questo genere di spazio. Sostenibilità all'interno del Vodafone Village è una parola che va a 360 gradi, cioè qui si è cercato di dare non solo l'efficienza energetica come è nel vocabolario comune, ma è tutto, dal cemento fotocatalitico al recupero delle acque piovane per l'irrigazione che è ad altissima efficienza e l'utilizzo della stessa acqua anche per i servizi igienici, dalla pannellatura fotovoltaica che non è solo in copertura al Torre A ma ci sono anche altri piccoli impiantini sparsi in giro, tipo quello che c'è in ingresso che è stato fatto come copertura del parcheggio delle biciclette, alla gestione e quindi all'utilizzo dell'asilo per i dipendenti, e quindi è un concetto globale, è una spesa che è stata comunque una grande spesa per l'azienda ma che poi ha un ritorno nel benessere e nella qualità del lavoro che viene svolto all'interno.